Papa Francesco si è espresso con passione sull'importanza della negoziazione per porre fine al conflitto in Ucraina, sollecitando Kiev a considerare un compromesso per cessare il combattimento. Prima però, ti chiediamo solo una gentilezza: iscriviti e metti mi piace al video per aiutarci a divulgare. Durante un'intervista concessa alla radiotelevisione svizzera, in onda il 20 marzo, il pontefice ha enfatizzato il valore del dialogo e della ricerca di un accordo per interrompere la spirale di violenza, evidenziando anche l'importanza del supporto internazionale in questi processi. Il Papa ha messo in luce come il coraggio di negoziare non debba essere visto come una resa, ma come un atto di responsabilità per salvaguardare vite umane e prevenire ulteriori sofferenze. Il Vaticano, attraverso il direttore della sala stampa Matteo Bruni, ha precisato che l'uso dell'espressione bandiera bianca da parte del Papa si riferiva alla cessazione delle ostilità e non implicava una resa, ma il raggiungimento di una tregua tramite il dialogo. Francesco ha inoltre criticato la logica di guerra, sottolineando come spesso dietro i conflitti si nascondano interessi economici legati all'industria delle armi. La posizione del Papa ha suscitato reazioni contrastanti in Ucraina, dove il governo e la Chiesa locale hanno espresso riserve sul ruolo del Vaticano nella mediazione del conflitto, preferendo concentrarsi sulle questioni umanitarie e rifiutando qualsiasi negoziazione che comporti cessioni territoriali. Nonostante ciò, il Papa continua a invocare la pace e il dialogo, anche di fronte alle difficoltà di trovare un terreno comune per la negoziazione. In Ucraina, il conflitto continua a mietere vittime e le posizioni rigide da entrambe le parti complicano ulteriormente la ricerca di una soluzione pacifica. Tuttavia, il ministro degli esteri ucraino, Dmytro Kuleba, ha ribadito l'impegno del paese a non arrendersi, evidenziando l'importanza della loro bandiera nazionale come simbolo di resistenza e unità. Ecco le parole di Kuleba: ringraziamo Sua Santità Papa Francesco per le sue costanti preghiere per la pace, e continuiamo a sperare che dopo 2 anni di guerra devastante nel cuore dell'Europa, il pontefice trovi l'opportunità di compiere una visita apostolica in Ucraina per sostenere oltre 1 milione di ucraini cattolici, oltre 5 milioni di greco-cattolici. Tutti cristiani e tutti ucraini, ha aggiunto Kuleba. Le parole del Papa riflettono la profonda preoccupazione della Chiesa per le conseguenze devastanti della guerra e l'urgenza di trovare vie di pace attraverso il dialogo e il coinvolgimento della comunità internazionale. La situazione richiede una riflessione seria e un impegno condiviso per superare le divisioni e lavorare insieme per la costruzione di un futuro più sicuro e pacifico. Grazie per averci seguito. Alla prossima!